Il lungomare liberato si chiamerà Lungomare Fest. L'iniziativa, che è stata ridisegnata nei contenuti, è stata presentata questa mattina a Palazzo degli Elefanti. Lungomare Fest, insieme all'attenzione verso le attività all'aria aperta e alla mobilità sostenibile, ingloberà in una vera e propria kermesse attività culturali, artigianali, commerciali e di sport. A questo proposito, nel sito istituzionale del Comune, alla voce avvisi, associazioni, singole persone o gruppi potranno iscriversi per partecipare con il proprio progetto all'iniziativa. Abbiamo immaginato una festa per tutta la nostra città, all'interno della quale abbiamo organizzato vari eventi collaterali di carattere musicale, teatrale, con cortometraggi. Vi saranno oltre 50 stand artigianali. Vi saranno alcuni servizi di grande valenza, come il parcheggio di Piazza Europa, messo a disposizione gratuitamente per i nostri concittadini, non soltanto per i nostri concittadini. Vi sarà una gara internazionale di motonautica, vi saranno anche molte attività sportive che verranno svolte a Piazza del Tricolore, dal volley al basket, al rugby, al tennis tavolo. Sarà davvero una festa per riappropriare una parte della nostra città, quale il lungomare, di grande bellezza, per anche sostenere le attività commerciali che insistono all'interno di quell'importante arteria. Abbiamo organizzato questi eventi in assoluta sinergia con le associazioni di categoria, a differenza del passato, siamo molto orgogliosi di questo. Naturalmente il set si parte, poi si rimodula tutto, ma si prosegue. Assolutamente sì. Immaginiamo l'avvio di questo percorso domenica 7 ottobre, stiamo predisponendo il calendario che ritengo sarà bimestrale e quindi immaginiamo di organizzare 6 eventi l'anno, ma andremo poi a divulgare le date all'interno delle quali organizzare questi eventi. Già lo dice la parola, questo fest, oggi già questa conferenza stampa è una festa, tutti gli assessorati si sono mobilitati per un'iniziativa che ci piacerà ripetere, confrontandoci sempre con le associazioni e con tutti coloro che ci hanno dato una mano a rendere migliore questa domenica, che speriamo sia di gioia, dedicata alle famiglie, agli appassionati di sport, agli appassionati di cultura. Avremo la radio, avremo l'università, avremo la mobilità sostenibile, avremo tutto ciò che può rendere questa lunghissima passeggiata, che si era ahimè un po' desertificata, una bella passeggiata di festa. L'arte e la cultura al centro, tante iniziative dalla musica al teatro, al cortometraggio, ai reading dei libri, le dirette con Radio Zammù. No, credo che possiamo solo fare un bilancio domenica sera e speriamo sempre di migliorarci.